Una buona serata e ben ritrovati per l'edizione della sera del nostro telegiornale. Come avete già visto dalla nostra sigla in proiezione degli europei di calcio, perché a partire da oggi e per un mese circa vi terremo compagnia non soltanto con le principali notizie della giornata, la più importante, ma anche con tutti gli approfondimenti dedicati al campionato europeo di calcio. Allora, prima di entrare nel vivo degli eventi, parliamo di cronaca. Il direttore generale dell'ASL Foggia, Vito Piazzolla, ha espresso solidarietà nei confronti del medico aggredito martedì scorso al pronto soccorso dell'ospedale Tattarella di Cerignola ed ha annunciato che l'azienda si costituirà parte civile in un eventuale processo nei confronti dell'aggressore. Il servizio. E adesso per davvero cominciamo la lunga avventura che ci porta all'inizio tra poche ore, tra meno di 2 ore, della sfida contro Francia contro Romania, che aprirà di fatto la 15ª edizione del campionato europeo di calcio. Un appuntamento atteso tra minacce relative al terrorismo, ma anche la voglia di giocare. Ascoltiamo insieme la vigilia. Questa dunque è la vigilia inerente il campionato d'Europa che comincia questa sera, lo abbiamo detto, alle 21 allo Stade France con Francia-Romania, ma già primi problemi arrivano dagli hooligans inglesi e russi che si sono dati battaglia nella notte appena trascorsa in seguito a una serie di risse con la polizia francese. Supportati da alcuni giovani delle borgate, hanno creato parecchi problemi. La polizia è dovuta intervenire per disperderli o quantomeno cercare di riportarli alla calma. Ed intanto, nel corso del pomeriggio, una postazione della sala stampa dello Stade France è stata evacuata dagli artificieri del servizio di sicurezza per permettere una perquisizione accurata. Non ci sono stati allarmi bomba, ma evidentemente questa precauzione è importante. Bene, noi continuiamo a parlare di calcio, ma adesso ci spostiamo alla Coppa America, quinta giornata, con una sorpresa clamorosa, l'uscita dell'Uruguay e poi ancora tutto da decidere per quanto riguarda le altre sfide in programma nella notte. Sentiamo. In chiusura, prima di congedarci da voi, vi ricordiamo che a partire appunto da domani comincia la nostra lunga programmazione inerente agli europei di calcio con i risultati, le partite, le cronache nelle due edizioni principali del nostro telegiornale, dal lunedì al venerdì alle 9 ed alle 19 e nel fine settimana nelle edizioni del sabato e della domenica. Rimarranno aperti anche i nostri tre tradizionali appuntamenti del weekend, sabato con il settimanale, poi ovviamente domenica con Domenica Sport e poi lunedì con Lunedì Sport, quindi Europa di Francia e Coppa America a braccetto in questo lungo mese. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, grazie per essere stati con noi. Prossimo appuntamento con la nostra informazione domani mattina in prima edizione alle 9. A tutti, un buon proseguimento di serata.